Scusate se vi abbiamo sottratto del tempo. Il nostro ministro, il ministro più amato d'Italia, il ministro che ha insegnato all'Europa che rivendicare la propria sovranità è possibile, che bloccare i confini, dicevano, sarebbe stato impossibile fermare l'invasione. E lui l'ha fermata con tanto coraggio, con tanta determinazione e con tanto sacrificio. E se lo criticano perché lui incontra la gente, lui se ne vanta di incontrare la gente, perché per un buon politico, per una persona che si dedica veramente con anima e cuore alla politica, prima bisogna saper ascoltare e poi bisogna fare. E lui sa ascoltare e fare. Grazie Matteo. Matteo, 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 oh, non t'avevo visto. Matteo. Matteo. Un saluto anche all'amico Antonio Rinaldi che è venuto qua da Roma a trovarci, candidato. Matteo, a te. Innanzitutto grazie. Grazie. Facciamo salire i candidati, fate un applauso ai candidati che governeranno questa città fra 20 giorni. Avanti che c'è spazio per tutti. Se poi gli amici con la telecamera vogliono fare un salto qua a far vedere quanta bella gente c'è in piazza, non ripotete farlo. C'ho un microfono un po' della CGIL. È fermo il primo maggio. Se me ne date anche uno della CISL e della UIL, così. Perfetto, così festeggiamo il primo maggio. Tutti insieme. Innanzitutto il protagonista di questa giornata non sono io, ma è Salvatore, perché sarà lui a governare questo paese fra poche settimane, quindi in bocca al lupo a lui e alla sua squadra, in bocca al lupo a voi. A meno che non vogliate continuare per altri 20 anni con la stessa sinistra, per carità di Dio, in democrazia tutto è possibile. Pronto. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Faccio con una gamba su. Vediamo se funziona così. Lo faccio tutto così. No, non ce la faccio. Anche perché non mi vedete? Ma non è che perdiate molto, se non mi vedete comunque, signora. Non chiediamo il voto perché siamo belli, ma perché siamo abbastanza bravi, tutto questo. Né io né il sindaco siamo due bellezze, però ci mettiamo l'anima. Quelli belli e vuoti li lasciamo a sinistra, noi li preferiamo meno belli ma più pieni di valori e di contenuti. Dove devo venire? Dove devo? Dimmi voi. La voce è quella che è perché ieri abbiamo girato un'altra di quella che i giornalisti chiamavano Terre Rosse, in lungo e in largo, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì, migliaia di persone in piazza. Alla sinistra è rimasta la voglia di scrivere di notte sui muri: Salvini muore, Salvini crema, sparate a Salvini, Salvini appeso a testa in giù, Salvini a piazzale Loreto. Lo dico sottovoce, sappiano che più insultano, più minacciano, più vi danno forza. Avanti dritto come un treno, perché non abbiamo paura di niente e di nessuno. Se fanno una campagna elettorale fondata sull'insulto e sull'odio nei confronti del prossimo, vuol dire che non hanno fatto niente, né a Reggio Emilia, né a Modena, né a Capannori. Quindi sappiate che chi sceglie la Lega, il simbolo della Lega, il 26 maggio fa una scelta precisa. Voi non dite che non lo sapevate, eh? Chi sceglie la Lega in comune fa una scelta precisa: le case popolari, i denari comunali, bonus bebè, bonus affitto, bonus pubblici, posti di lavoro a Capannori, se c'è un sacco della Lega, vanno prima agli italiani. Prima agli italiani e quel che avanza al resto del mondo.
No ai rom, ai richiedenti asilo, ai clandestini, ai balordi, prima agli italiani. I quattrini e le case di questo comune vanno prima agli italiani. E poi al resto del mondo se ne facciano una ragione le Boldrini, Saviano, i Fazio, col cuore a sinistra e il portafoglio pieni a destra. I soldi dei toscani vanno spesi per i toscani, non per il resto del mondo. Questo è il ragionamento che ci guida dove governiamo. E poi io sono ben contento di quello che abbiamo fatto in questi mesi al governo, neanche un anno, neanche un anno, e ci sono quelli del PD che hanno governato per anni che ogni giorno mi spiegano cosa deve fare il ministro e cosa deve fare il governo. E io dico, ma perché non l'avete fatto voi che siete stati lì una vita? Noi in neanche un anno abbiamo approvato ed è legge dello Stato il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito in casa sua, nel suo negozio, nel suo bar, nella sua azienda, nella sua farmacia. Spero che non capiti mai né a me né a nessuno di voi, però non so come reagireste voi, ma se capitasse a me di trovarmene uno armato e mascherato alle 3 di notte in casa mentre dormono mio figlio e mia figlia, prima che si muova lui non gli offro il cappuccio e la brioche, ma mi muovo io e questo non esce sulle sue gambe da casa mia, ve lo posso garantire, perché è il rapinatore che è a casa di un altro, è lui che ha scelto un mestiere pericoloso. Perché fino a ieri erano i cittadini che si difendevano a dover pagarsi gli avvocati e già i tribunali a spiegare a questo e a quel magistrato perché avevano reagito aggrediti in casa loro o nel loro negozio o nel loro ristorante. In pochi mesi abbiamo cominciato a smontare, e ne sono fiero e orgoglioso, quella schifezza della legge Fornero, restituendo diritto alla pensione e al lavoro a tantissima gente con quota 100. Io trovo tanta gente che mi dice grazie perché mi avete restituito un anno, 2 anni. Tu? Pagate da bere a tutti voi. Perché anche ieri, ma ti si apre il cuore, perché un conto è quando parli di politica in televisione, quando approvi una legge in Parlamento, ma quando vedi che quella legge cambia la vita a donne e uomini che ti stringono la mano, ti guardano negli occhi, e una signora ieri mi ha detto grazie, mi avete donato 3 anni della mia vita e posso stare con la mia mamma che ha 95 anni che aveva bisogno di qualcuno, e posso stare a casa con i miei nipoti e posso riprendermi i contributi che ho versato per 40 anni. Ti si apre il cuore quando vedi quelle donne e quegli uomini, anche perché al posto di quelle donne e quegli uomini di 65 anni che vanno in pensione è possibile che comincino finalmente a lavorare dei ventenni che a Capannon invece erano costretti a scappare dall'altra parte del mondo per trovare un lavoro, per comprare casa, per mettere su famiglia. Altra promessa mantenuta, quasi 2 milioni di italiani grazie alla pace fiscale potranno stracciare le cartelle esattoriali di Equitalia tornando a vivere, senza pagare more, interesse, sanzioni. Era una forma di estorsione di Stato, ce lo diciamo chiaramente, era una forma di furto legalizzato da parte dello Stato, così come voglio cancellare quella schifezza sovietica degli studi di settore che ormai non hanno più senso al mondo, perché come può essere lo Stato a decidere il 1 gennaio quanto deve fatturare quel negozio di elettrodomestici, e se non dichiari quello che lo Stato vuole ti mandano l'accertamento e sei finito, perché sei tu che devi dimostrare di essere innocente. In un paese civile si è innocenti fino a prova contraria ed è lo Stato che deve dichiararmi colpevole con le prove. Non devo essere io a girare uffici per dire non ho fatto niente, perché magari non sono congruo, perché mi si è rotto la gamba, perché mi sono separato, perché mio figlio ha avuto un problema, perché mi hanno pignorato la casa e non riuscivo a lavorare come tu Stato vorrevi che io lavorassi. È uno dei tanti esempi. Sulle tasse siamo partiti dai piccolini, flat tax, tassa unica 15% per partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, liberi professionisti. Sull'Europa chiacchieravano da 20 anni quelli prima di noi e noi abbiamo salvato il mare e le spiagge della Toscana cancellando la direttiva Bolkestein, e non arriveranno cooperative da questa o da quell'altra parte del mondo a portar via le spiagge a chi le gestisce da sé. Fatti, non chiacchiere, la sinistra delle chiacchiere. Poi per carità noi abbiamo dei difetti, però abbiamo le idee chiare. Un'idea chiara ce l'ho. In tantissime piazze italiane oggi e domani raccogliamo firme, anche qua a Capannori, non so dove siano i moduli. Vi chiedo prima di andare via, se avete un minuto del vostro tempo, di passare
nella sede elettorale a sostegno della proposta di legge della Lega che prevede per pedofili e stupratori la castrazione chimica. Perché chi mette le mani addosso a un bambino non deve farlo per il resto dei suoi giorni. Altro che riabilitazione, ti faccio passare la voglia, schifoso che non sei altro, di mettere le mani addosso a una donna e un bambino. Con una pillola, non con le forbici, con una pillola. Ma hai finito di fare il pedofilo per il resto dei tuoi giorni. E se qualche anima bella a sinistra o anche nei 5 Stelle dice no, è incivile, col cazzo chi mette le mani addosso a una donna e un bambino è un maiale, un pervertito che non deve più poterlo fare per il resto dei suoi giorni. È quello lì l'incivile, mica una cura democratica e pacifica. E così passi il tempo a guardare la televisione, a controllare le opere pubbliche sui giardinetti a Capannori, a vedere la viabilità, se gli operai lavorano bene ai cantieri, a guardare i gabbiani in spiaggia. Ma tu le mani addosso a una donna o un bambino non le metti più per il resto dei tuoi giorni. Questo accade in un paese normale, in un paese civile. Lotta alla droga, piazza per piazza, quartiere per quartiere. Ci sono alcune associazioni, la sinistra batte le mani, che organizzano la festa della droga di qua e di là. Faccio e farò di tutto perché ogni spacciatore finisca in galera dopo un quarto d'ora in Italia senza uscirne il giorno dopo, perché trova un giudice che dice poverino ma stava spacciando poco, aveva troppa poca droga, era consumo personale, 2 etti di consumo personale, alla faccia del consumo personale. Stiamo preparando un'altra iniziativa, visto che si avvicina l'estate, per raddoppiare le pene per chi abbandona o maltratta animali, che deve essere trattato nella stessa maniera, per quello che mi riguarda. Piano piano stiamo lavorando sulle accise vecchie della benzina, sulla tassazione delle famiglie. Non sono attrezzato. Ho dimostrato che volere potere è per questo. Scuola. Io leggo cose sui giornali in fondo fino a che non ha finito. Perdere tempo. Fare la sinistra al governo. Mi tappo la bocca e guardo avanti. I disastri ne ha fatti abbastanza. Alle pensioni, al job. L'agricoltura, andiamo avanti, non per guardare indietro, ce ne sono di cose da fare. Da ministro dell'interno, per carità, non abbiamo fatto miracoli, però ringrazio le forze che dava lezioni, hanno arrestato a Napoli 10 camorristi che andavano in giro, perché le nostre forze dell'ordine quello che ha ammazzato a colpi stava facendo il suo lavoro. Temo chi sarà, poi può essere bianco, nero, giallo. La della pena, dove se ti condanno a 10 anni stai in galera 10 anni, l'Italia paga come tutti sulla faccia della terra. E con processi giorno di fine, visto che Viareggio non è lontana, non è possibile che ci siano processi che durano all'infinito. Un giorno di inizio e un giorno di fine. E chi sbaglia paga, va in galera. E chi sbaglia paga e va in galera, non è che esce indulto, sconto di pena, svuota carcere, buona condotta, una cosa per volta. Sull'immigrazione ci dicevano che non saremmo riusciti a far niente in Italia, adesso si arriva se si ha il permesso di arrivare, altrimenti si torna a casa, molto semplicemente. Sbarchi ridotti del 92%, meno 92% rispetto all'anno prima. No signora, non sono un grande, sono una persona normale, non erano normali quelli di prima, che avevano venduto l'Italia all'occupante straniero. E poi c'era gente in piazza qua
il 25 aprile e parlava del fascismo che non ritorna, perché siamo e rimarremo in democrazia, però si dimentica che i nostri nonni e i nostri bisnonni hanno dato la vita per liberare il paese dallo straniero e qualcuno invece il nostro paese lo regalava allo straniero che arrivava. Casa, lavoro, ale, tutto per tutti, tutto per tutti. No, con i soldi che abbiamo risparmiato grazie all'istituzione degli sbarchi già quest'anno cominceranno a lavorare 8.000 poliziotti, carabinieri e vigili del fuoco in tutta Italia. Poi oggi è il compleanno anche di altre donne e uomini in divisa del nostro esercito, delle nostre forze armate, e io da ministro e da italiano difendo sempre e comunque chi indossa una divisa, perché questo dovrebbe essere il compito di un ministro. E se c'è un generale dell'esercito come il generale Ricordi, la manifestazione del 25 aprile, ha abbandonato le celebrazioni perché c'era qualcuno che da sinistra sputava veleno sull'esercito, non merita un'ispezione ma merita una medaglia, perché ha semplicemente difeso il sacrificio, l'onore e il valore dei nostri militari in Italia e nel mondo. Rimettiamo le cose a posto. Settimana prossima viene approvata in Senato un'altra legge di civiltà che ci permetterà di accendere le telecamere negli asili nido, nelle scuole materne, nelle case di riposo per difendere bimbi, anziani e disabili. È passata settimana questa la legge che riporta l'educazione civica come materia di studio obbligatoria sui banchi di scuola. Perché è fondamentale ripartire dalla scuola, così come la Lega ha già presentato una proposta di legge anche per difendere gli insegnanti da quegli alunni deficienti che invece di obbedire e tacere alzano le mani, con genitori ancora più imbecilli, che invece di prendersela con i figlioli se la prendono con la maestra e col maestro. E quindi diritti e doveri. E poi dicono, ah, attenzione alla Lega, rischio razzismo, fascismo, nazismo, populismo, sessismo, ismo, quando non c'hanno... L'unico rischio che corro è quello del milanismo, per quello che mi riguarda. E sto vivendo un periodo di profonda sofferenza. E spero in Conte per risolvere il problema del Milan. Non in Giuseppe Conte, ma in Antonio Conte. E vediamo se l'anno prossimo andrà. Permettete un sorriso, però, insomma, avere una piazza del genere, vorrei vedere se a Capannori ci fossero Renzi o la Boldrini, quanta gente sarebbe qua a festeggiare. Quindi vi ringrazio, mi tengo un pochino della voce che mi è rimasta da ieri. Ieri lo diceva Susanna, c'erano a Modena 3.000 persone, tantissime ragazze in piazza, poi c'erano lontanissimi una cinquantina con le bandiere rosse che per passatempo hanno fatto assassate con la polizia, perché loro sono pacifici, loro sono democratici, loro sono i figli dei partigiani. E a tempo perso fanno assassate con la polizia. Chi d'altronde non ha questo hobby di andare in giro con i sassi in tasca e il passamontagna? E i pericolosi siamo noi. Me lo fate sto regalo. Mandate a casa la sinistra da Capannori il 26 maggio e restituite orgoglio, lavoro, sicurezza, viabilità, casa, scuola, lavoro, giardinetti, pulizia. Se lo fate, ci vediamo il 16 luglio per la Madonna del Carmine, vengo a ringraziarla per quello che avete fatto e sono pronto a tornare insieme a voi. Vi chiedo anche di scegliere la Lega il 26 maggio per permetterci di fare in Europa quello che stiamo facendo in Italia. O l'Europa la salviamo adesso oppure lasciamo ai nostri figli un califfato islamico fondato sulla povertà, la precarietà e la disoccupazione. E non è l'Europa col burka quella che io voglio per mia figlia. Voglio l'Europa dei diritti per gli uomini e per le donne. E il burka tientelo a casa tua se ti fa piacere. No a Lucca, no a Capannori. E viva pane e salame. Le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra cultura. Io do rispetto a chi porta rispetto. Uno può essere bianco, giallo, verde, rosso, nero, ebreo, cattolico, buddista, valdese, protestante, islamico, basta che arrivi qua portando rispetto. Quindi se gli offriamo un futuro a Capannori
però inizia a dire non mi piace quella chiesa, non mi piace il presepe, il crocifisso e Gesù bambino, torna a casa tua e fai quello che vuoi, perché qua funziona così, amico mio, qua funziona così. In bocca al lupo. Vi chiedo anche, e poi non la faccio lunga perché immagino che ci sia qualcuno che voglia rifare una foto, tanto poi dobbiamo andare solo a Montecatini, a Prato, a Scandicci, a Figline Valdarno, a Firenze, domani Firenze, poi Foligno, poi martedì i chiacchieroni dell'antimafia dell'agenzia dei beni confiscati, li combattiamo coi fatti, non con le chiacchiere. Quindi, però vi chiedo se di restituire l'invito. Io oggi sono venuto a Capo, aspetto tanto perché facciamo una cosa che in Italia non si è mai fatta. Erano i politici italiani che andavano all'estero, andavano in Francia, in Germania, in Inghilterra, insieme ad altri 18 sono i capi di altri 15 partiti europei che vengono in Italia, in Piazza Duomo, Marine Le Pen, austriaci, tedeschi, fiamminghi, olandesi, danesi, svedesi, finlandesi. La riscossa dell'Europa stavolta non da Parigi o da Berlino, ma dall'Italia, parte da casa nostra. L'Italia ha ritrovato orgoglio, non siamo secondi a nessuno, non dobbiamo chiedere favori a nessuno, quindi se mi date una mano faremo a Bruxelles, stiamo facendo con un impegno, soprattutto andare su a difendere l'agricoltura e la pesca del nostro territorio, che sono stati abbandonati e dimenticati da troppi governi. Viva Capannori, viva la Toscana, viva la Lega e grazie per quello che avete fatto, ma soprattutto per quello che farete. Grazie di cuore, grazie, grazie, grazie. E ai compagni dico a gloria sempre. Un abbraccio, per fare le foto, che giro si fa? Per fare le foto ordinatamente, visto che ci sono donne e bambini, si entra da destra, sempre, a sinistra non succede mai nulla di interessante, si di là, grazie, musica e foto. Bene, allora confluite qua, come ha detto il ministro Salvini, qua sulla destra del palco, 5 alla volta.